che schifo, guardati! Sei disgustosa! Sembri una mela verminosa! Ve ne pentirete! Oh, penso di essere spaventosa! Ehi! Hey. Andatevene! Ehi là, mercoledì! Queste bullette ti prendono in giro? Ah, hey. Va bene, vieni con me! Buongiorno, mondo crudele! Oh, eccoti qui! Non toccarmi! Oh. Che schifo! Dobbiamo fare qualcosa! Per prima cosa, perché non puliamo la tua faccia? Così! Wow, è così sporca! Santo cielo! Beh, non mi arrendo facilmente! Non posso crederci! È piuttosto divertente! Oh, ciao, mano! Cosa stai progettando? Che schifo! È orribile! Hey! Ah, sei insopportabile! Ups! Mercoledì, Adams! Ehi, io non ho fatto niente! Ora mi occuperò di te una volta per tutte! Questo aspiratore di pori risolverà il problema di... Hey. Ehi, rigammelo! Che stai facendo? Wow, che figata! Ehi, hey, Lori! Wow. Tieni, ti ho portato dei fiori! Grazie mille, Dennis! Rose di... Risolviamo questo piccolo problema! Ora va meglio? Oh, mercoledì! Perché non ti lavi i denti qualche volta? Ecco un gadget che ti aiuterà! Ah, questi mortali! Perché non aggiungere una goccia del mio dentifricio da strega preferito? Non dovresti! Cos'è il mio? Guarda com'è luminoso e brillante, proprio come me! Sii paziente ancora un po', va bene? Oh, che succede? Sì, credo che per oggi l'igiene sia sufficiente! Wow, attenta! Non me l'aspettavo proprio! Oh, io non vedo più nulla! Il nostro restyling va alla grande! Questo colore ti dona molto, mano! Marrone di palude! Colori! Smetti di mangiarti le unghie! Che schifo! Perché non facciamo la manicure? Oh. Bene, questo bagno di piranha aiuterà la pulizia. No, 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 no! Usiamo i vecchi e affidabili metodi! Ah, così belle da far schifo! Dovremmo sbarazzarci dello sporco anche sotto le unghie! Posso accettare o lasciare? È l'ora della nail art! È davvero facile da usare, guarda! Basta premere un pulsante e tutto fatto! Guarda che bel mostriciattolo! Ora tocca a te! Sembra che mercoledì abbia in mente un progetto diverso! Con l'aiuto di questo piccolo rosco avrà delle stampe gotiche monocromatiche! A ciascuno il suo, immagino! Mercoledì cerca sempre di copiare lo stile di sua madre! Ma in qualche modo le sue sopracciglia non vengono mai bene! Perché lavorare così tanto sulle sopracciglia quando puoi usare questi tatuaggi? Non ti fidi di me, eh? Aspetta e vedrai! Tada! Preparati a rimanere a bocca aperta! Ora sii paziente per un secondo! Perfetto, che bel risultato! Oh no, le visioni sono tornate! Potresti mettere un po' di fardo, sai? Ti ho detto di non toccarmi! È ora che tu risplenda, mio fedele ex! Spero tu possa essere più utile qui di quando uscivi con me! È uno scherzo, vero? Oh, che fifona! Sono solo io o c'è qualcosa che brucia qui? Mano, quante volte te lo devo dire? È una piastra per capelli, non una griglia! Va bene, andiamo! Non mi sembra una buona idea! Ah sì, hai un aspetto fantastico! Non esiste, non sono feroce e temibile! Beh, comunque... Vi state annoiando, ragazze? What? Una ghigliottina? Ma a che serve? Via queste ciocche! Wow! What? Hai un aspetto... diverso! Era ora di tagliarmi i capelli! Che ne dici di dare un po' di colore alla pettinatura? Oh, mercoledì! Hai un ragno sulla testa! È solo il mio animaletto! Ti faccio vedere un bel trucco! Ah, che bello stencil! Facciamone buon uso! Sarà stupefacente!
Perfetto. Lo adoro, amica mia. Ginoid? Oh, ti porto un regalo da parte dello zio Fester. Wow, i tuoi anelli sono così belli. Ehi, sembra che anche a mano piacciano. Oh, è molto gentile da parte tua, grazie mille. Mi chiedo cosa sia questo regalo. Ehi, questi piercing ti stanno bene. Grazie mille, It. Vediamo cosa c'è dentro. Tipico dello zio Fester. È sempre così con te, mercoledì. Sono sempre così stressata. Sai, potresti usare qualcosa anche tu per le occhiaie. Ehi, le mie occhiaie sono stupende. Bella battuta, mercoledì. Beh, questi posso sopportarli. Perché devi essere sempre così gotica? Oh, eccoli, i miei strumenti speciali e segreti. Adoro l'aspetto sinistro di questi globi di ghiaccio. Applicali bene e voilà! Niente più occhiaie! Mi sto arrabbiando! Mercoledì! Ora aggiungiamo un po' di colore! Questo glitter rosa è semplicemente fantastico, vero? No, non lo è! Oh no! Un incendio! La tavolozza preferita di Lori è andata in cenere! Nero, proprio come la mia anima! Questo smokey eye è davvero elegante! Ora sapranno che non devono scherzare con me. Wow, sei davvero sexy, amica mia, ma a che ti serve la grattugia? What? Grattugeremo un po' di cera da usare per l'ombretto. E questo lecca-lecca servirà da pennello. So esattamente cosa sto facendo. Guarda come si stende. Sono una regina dell'alta moda, vero? Wow, sono impressionata! Davvero buono, in effetti. Ehi, ho trovato il rossetto! Oh, non di nuovo! What? Cosa? I pomodori hanno molte vitamine. Va bene. L'hai chiesto tu, amica mia. Per la regina della notte, che hai fatto? Devo renderlo più scuro. Molto più scuro. Wow! Devo farmi un selfie! Sorridi di brontolona! Hey. Così! Cosa posso fare con te? Grazie per l'aiuto, mano! Cheese! Siamo così belle insieme! Aggiungiamo uno spruzzo di acqua di colonia, sarà perfetta! Le mie allergie sono tornate! Che schifo! Quel vestito è rovinato! Cambiati! E prova questo! No, non esiste. Non se ne parla. Dai, mercoledì! Che posto strano! Sento che la mia bestia interiore si sta risvegliando! Ricomponiti, trattieniti. Ciao, nonna Adams. È da tanto che non ci vediamo. Mercoledì, sicura che sia una buona idea? Certo che lo sono. Se lo dici tu, scusa l'intrusione, nonna Adams. Non posso crederci, sei così bella ora. Sei anche di tendenza su TikTok. Santo cielo, sei stupenda. Calze a serpentina, guanti vintage, un elegante giracollo e un look minaccioso. Vai e fagliela vedere a tutti che abbiano paura del nome Mercoledì Adams. Tornerò presto. Che ci fa qui? Oh, guardate tutti, è mercoledì. Wow, che ballo incredibile. Ehi, tieni il mio bicchiere. Ehi, e io? Mercoledì, sei incredibile. Beh, grazie. Ehi, non sbirciate! La giornata della preside dell'orfanotrofio è iniziata bene. Se solo non fosse per quel grosso ragno. Oh mio Dio!
Ciao! Siamo terribilmente dispiaciuti di disturbarti. Vogliamo prendere in affidamento una bambina? Oh, certo! Sono gli Adams. Sono già stati qui. Perché sono così pallidi? Bene, vi presento queste due ragazze. Queste sono Ashley e Abby. Sono diverse, ma molto dolci, vero? Chi diventerà il nuovo membro della famiglia? La scelta è ovvia. Abby verrà con noi. Lei è l'oscurità in persona. Ah, c'è stato un piccolo problema. Ha già trovato una famiglia affidataria. Ashley, invece, non ha dei genitori. Oh mio Dio, lei è così carina. È terrificante. Per favore, non portatemi via. Ma anche i bambini adorabili meritano una possibilità. Ok, va bene. Potrebbe arrivare ad amare il nostro stile di vita. Non sembra che finirà bene. Riuscirà Ashley ad andare d'accordo con gli Adams? Fai come fossi a casa, tesoro. Questa è la tua nuova stanza. È bellissimo qui, vero? La nonna è molto entusiasta. Ashley non vede nessuna bellezza qui. Solo vecchi muri e ragnatele. Io e te diventeremo amiche, tesoro. Di chi è questa mano, nonna? Dai, sto scherzando. Perché ti stai innervosendo? Hai bisogno di riposare. Mettiti comoda. No, no, no. Non sono affatto stanca. Non dire un'altra parola. Ecco il letto più morbido per te. È chiaro, non si può discutere con questa donna spettrale. Devo fare un pisolino. Forse tutto questo si rivelerà solo un incubo. Sarebbe una benedizione. Devo raccontarti una favola della buonanotte. No, no, va bene così. Cosa diavolo sta succedendo qui? Oh no, niente scheletri nel letto. Vabbè, allora giochiamo. Oh, non hai una bambola migliore? Ashley non ha mai visto dei giocattoli come questo prima. Ok, se non vuoi andare a letto, andiamo a cena. Benvenuta nella nostra sala da pranzo. Ti piace? Ah, non molto. Ragazzi, spolverate mai in questo posto. Fai come se fossi a casa tua. Sì, solo un momento. Che stanza è questa? Questo è il nostro ripostiglio di famiglia. Non è niente di speciale. Teniamo un sacco di robaccia lì dentro. Guarda, robaccia. È un tesoro inestimabile. Dai, Ashley, è ora di mangiare. Ho preparato del cibo delizioso. Sicuri che sia commestibile? Servitevi! Gli Adams non sembrano conoscere le regole di igiene culinarie. Buon appetito, tesoro! Oh no, questo è troppo per lei! Povero polpo! Ma per gli Adams questa è solo una normale cena di famiglia. Ci sono anche dei serpenti. Penso che starò male. Non preoccuparti, tesoro, non è niente di grave. Dovresti provare qualcosa di nuovo. La nausea può essere un elogio per lo chef. C'è qualcosa di misterioso in questo ripostiglio. È ora di vestire la nuova piccola Adams. Ashley, non hai un bel look. Rosa, glitter, piume. È molto deprimente. Morticia sa di cosa sta parlando. Questa ragazza potrebbe avere un look migliore. Dobbiamo solo aiutarla un po'. Prima fai un bagno, cara. Dobbiamo lavare via tutta questa dolcezza. Ecco un asciugamano. Oh, è spaventoso qui. Ok, forza e coraggio, Ashley. È solo acqua. Ma oggi non riuscirà a fare il bagno. Che cos'è? Aspetta, ragazza. Tocca a me fare il bagno. Che succede, Ashley? Lo farò un'altra volta, ok? Oh, le persone sensibili. Non c'è nessuno qui. Devo nascondermi da questa famiglia spaventosa. Wow, sembrano dei veri diamanti. Forse non se ne accorgeranno nemmeno se prendo in prestito un piccolo gioiello. Ah, eccoti, tesoro! Morticia si intrufola sempre di soppiatto. Ashley, non abbiamo finito il tuo restyling. Elimineremo questa mostruosità soffice. Prova questo. È seta di ragno di altissima qualità. Funziona a meraviglia. Guarda tu stessa. Oh no! Odio il colore nero. Tesoro, ti ci abituerai. Fidati di me. Non esiste. Non provare nemmeno a convincermi. E non indosserò delle corna. Di tutta la famiglia, lo zio Fester è il più strano. Vuole fare una forte esplosione. Guarda, Ashley, questo va qui. Ora diamo fuoco e... Ehi, dove stai andando? Aiuto! Ops! Immagino che Fester si sia dimenticato di avvertirla che avrebbe dovuto scappare. Che tontolone!
Ti darò una lezione. Questo ripostiglio è così allettante. Dovremmo dare un'occhiata più da vicino a tutto il bottino. Via libera. Entriamo. Dovrei insegnare agli Adams come si pulisce. Ci sono ragnatele ovunque. Ed eccolo! Il tesoro finale. Che bel gioiello. Devo dare un'occhiata più da vicino. Wow, è pesante. Ma ci sono ancora un sacco di tesori nel ripostiglio. In questo forziere, per esempio. Agli Adams non interessa la sicurezza. Facile da aprire. Oh mio Dio! Non ci sono tesori qui. Questa è la camera da letto della nonna. Meglio non disturbarla. Lasciamola riposare. Ma forse posso prendere questo enorme rubino. Non oggi, Ashley! C'è di nuovo quella mano. Devo uscire di qui. Che succede, tesoro? Ok, è ora di svenire. Deve essere sovraeccitata. Svegliati, piccola. È la tua dentiera. Dai, alzati. Non stare lì sdraiata. E questa è mia. Seguimi. Ti insegnerò a fare pozioni. Probabilmente è meglio non litigare con una vecchia strega. Eccoci qui. Un cimitero? Sei seria? Ti mostrerò una cosa, tesoro. Sei sicura che sia una buona idea? È davvero inquietante. Mescoliamo prima gli ingredienti. Non facciamo le tirchie. Il cimitero di famiglia oggi è affollato. Fester sta preparando il suo prossimo grande scherzo. La pozione è quasi pronta, tesoro. La proviamo? Oh no! Fester si sta avvicinando. Questo non è davvero un buon momento per i cuochi d'artificio. Dove sei, nonna? Una cosa che abbiamo imparato è che la pozione funziona. Non preoccuparti, tesoro, sono proprio qui. Vado a prendere Fester. Ecco una possibilità di fuga. Prendi i soldi e vattene da qui. Ma l'orcia ha rovinato tutto. Ora è il momento di papà. Ashley, facciamo un ballo in famiglia. E ti insegnerò tutto. È molto semplice. Un paio di pugnali e un po' di musica travolgente. Gomez non sembra scherzare. Fa sul serio? È ovvio che la nuova figlia non ha alcun talento. Ma ecco un'idea. Lasciamo che Ashley stia lì. È brava. Gomez farà tutto da solo. Non muoverti, tesoro. Lo spettacolo sta per iniziare. Oh, è spaventoso. Ashley non era preparata per questo. Sei sicuro che questo sia un ballo? Forse Morticia può salvare la sua nuova figlia. Gomez, lo stai facendo di nuovo. Lascia stare la ragazza. Ashley, abbiamo una sorpresa per te. Per favore, posso solo andare? Prenditi il tuo tempo, ragazza. Sei tu che volevi quel rubino. È deciso. Resto con voi. Forse gli Adams non sono poi così male. Andremo d'accordo. Ma prima una foto di famiglia, va bene? Non muovetevi, adesso sorridete. Una piccola esplosione non ha mai rovinato nessuna foto. Ora sei una vera Adams. Sembra che questa famiglia sia stata completata alla perfezione.